Perché la Chiesa deve averti tutto per sé? Perché non si può essere un buon prete e anche un marito? Conosci già la risposta, mia cara Maggie. Si tratta di un sacrificio necessario. Sacrificio. Smettila, Ralph. Io non sono più una bambina. E non sono la tua Maggie. Non lo sono mai stata. Per tutti questi anni io ho amato solo te. Ho aspettato che venissi e non ho desiderato nessun altro. Ma tu non mi hai mai voluta. Così ho cercato di dimenticarti sposando un altro. E vedi che nemmeno lui mi vuole. Tu dici di non essere un uomo come gli altri. Ma non c'è neanche un briciolo di differenza tra te e gli Uconil. Siete come due grosse, orrende falene che girano a vuoto cercando di raggiungere una stupida fiamma inutile. Là fuori, Ralph, c'è la vita, quella vera. C'è amore, tanto amore, bambini che ti aspettano. Ma lo vedi tutto questo? Tu non vuoi averlo. No, devi per forza correre dietro alla tua fiamma finché non ti ucciderà. Ti ho fatto soffrire. Eppure io ti amo. Sì, tu mi ami, ma ami Dio più di me. E te stesso più di tutti, Ralph. Te stesso e la tua immensa ambizione. Maggie, deve essere atroce per te, lo so, credi, ma ti prego, non farti prendere dalla disperazione. Tu sei sempre stata la mia rosa, la più bella immagine, il più bel pensiero della mia vita. Un'immagine, un pensiero. Sono solo questo per te, romantico sognatore pazzo che non sei altro. Tu non hai neanche la più pallida idea di cosa voglia dire amare. Oddio, vattene via! Non hai ancora capito che non voglio vederti mai più! E quanto alle tue preziose rose, ricordati bene, Ralph. Hanno spine che graffiano e sono pericolose!